Posso dimenticare tanti particolari, ma non posso dimenticare quei momenti, quei visi, quelle facce, quei morti, tutto quel sangue, quegli occhi che ti sbarrati nella morte, che ti guardano e non capisci perché. Ecco, quelle grida disperate, quel fumo degli incendi, quelle donne disperate con tutti i morti accanto, ecco. Questo non lo posso dimenticare. Il dramma dell'eccidio di Civitella in Val di Chiana raccontato tra video e parole. Mio padre non fu ucciso dentro il paese, fuori del paese. Nel rastrellamento che fecero fuori, li portarono giù al un ponte lungo la strada e li ammazzarono una quindicina. L'altra guerra è il docufilm che racconta una delle pagine più tristi della storia del territorio aretino, con lo sterminio da parte delle truppe naziste di oltre 200 civili di ogni età. Una cosa che ho capito con questo documentario è che tutti sappiamo che c'è stata la guerra, ma lo capisci davvero quando realmente c'è una persona che l'ha vissuta e te lo racconta. È lì che veramente lo capisci. Può sembrare una cosa strana, ma in parte è vero. Una ricostruzione storica che fa affidamento anche sulle testimonianze di Ida Balò e dello scrittore Santino Gallorini. È una storia che bisogna ricordarla per l'efferatezza di queste azioni tedesche, e per cui bisogna che le giovani generazioni sappiano che cosa porta alla guerra, che cosa portano le dittature. Il docufilm è stato proiettato al Cinema Eden all'indomani dell'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un'iniziativa che ha visto il coinvolgimento anche degli alunni degli istituti cittadini come occasione per tenere viva la memoria e il ricordo tra le giovani generazioni. È un richiamo alla memoria di quelle che sono state le vicende vicine a noi, perché appunto Civitella, come San Polo, come altre vicissitudini della resistenza sono qualcosa di ancora di tangibile nel nostro territorio, e credo che sia importante che i giovani possano sentire questa vicinanza di situazioni e di storie che si sono verificate proprio qui. Credo che sia fondamentale allacciare la realtà, la vicinanza delle cose con la storia, con i valori, altrimenti si perdono nel tempo.